eccoci qui nuovamente nella cucina di Sprizziamo con la nostra Giovanna, che è pronta per la preparazione del cocktail. Cosa ci preparerai oggi? Prepariamo un Moscow Mule. Moscow Mule, perfetto. Quindi? Quindi cominciamo. Cominciamo un attimino con la storia. La storia. Moscow Mule, letteralmente il mulo di Mosca. Quindi questo può farci pensare magari che abbia delle origini russe, e invece no, perché ci troviamo a New York nel 1940 e ci sono tre imprenditori seduti nello stesso tavolo che hanno un obiettivo, ovvero risollevare le sorti del loro locale. Abbiamo da una parte una scorta di vodka che non si riesce a vendere, perché in quei tempi la vodka non era ben vista dagli americani, diciamo, era un'epoca particolare. Da un'altra parte della ginger beer in un magazzino con delle tazze di rame con un simpatico asinello stampato. Da questa unione, un lampo di genio, una felice idea, ancora oggi prepariamo in questo modo, allo stesso modo, il Moscow Mule, così semplicemente. Ginger beer, vodka e succo di limone. Bene. Possiamo cominciare? Allora iniziamo. Cominciamo subito. Io ti lascio un po' di spazio così tu puoi muoverti liberamente. Liberamente. Cominciamo con il nostro Moscow Mule, ma naturalmente tu sai che questa sera vi porto un... twist! Esatto, hai imparato. La mia variante preferita. Poi sto diventando anch'io un bartender. Bene. Arriviamo a fine stagione che ti rubo il posto. La mia variante preferita con il gin, che pensa un po', c'ha già un nome, ovvero il London Mule. Andiamo direttamente a preparare, quindi una parte di gin o vodka, se lo vogliamo fare in modo originale. Tu mi chiedevi l'altro giorno come fare a casa a misurare. Se non abbiamo il misurino, che si chiama così, anche i nostri amici lo sanno. Se non abbiamo il jigger, usiamo il jigger. Una tazzina da caffè. Sì, però non una tazzina qualunque, ma quella del canale 74, mi raccomando, 74. Anche a casa. Se no non va bene, non se viene no, bene. Non va bene. Se volete gli adesivi ve li do io. E quindi prendiamo una tazzina di caffè e portiamo una parte quindi una tazzina più o meno sì. Che corrisponde più o meno al nostro 45 ml. Una tazzina del nostro distillato. Sì. Ginger beer, esatto. Tac, e poi? E poi, limone, ci andrebbe del succo di limone, io preferisco uno squeeze and drop, cioè lasciato. Scusami, squeeze e? Drop. Squeeze and drop. Esatto, okay. Posso lasciato proprio così. Gente, sennò arrivo a fine puntata che inizio a dire delle qualche fettina di zenzero fresco, mi raccomando, perché questo c'ha la tendenza a seccare quando è tagliato troppo tempo prima, quindi qualche fettina di zenzero fresco. E il cocktail è servito. Perfetto, ma semplicissimo. E adesso dobbiamo assaggiarlo. Dobbiamo assaggiarlo, esatto. No? Ma con o senza cannuccia? Senza. Io direi senza. Senza, quindi tazzone così? Sì. Allora facciamo uno sprizziamo insieme. Sprizziamo! Sprizziamo! E passiamo la linea alla nostra Isa.